Sei pronta a proseguire il nostro viaggio? Certo. Parlo io o parli tu delle mete che abbiamo scelto? Facciamolo insieme. Io comincio col dire che abbiamo analizzato le richieste e i bisogni degli insegnanti, cercando come sempre, nelle metodologie di didattica attiva, la soluzione. Giusto. E in questa seconda parte del viaggio punteremo la nostra attenzione su tutte quelle metodologie legate al mondo delle STEM, in modo da dare un valido supporto agli insegnanti in questa fase di transizione verso una scuola più attenta all'approccio scientifico e all'orientamento scolastico per una maggiore parità di genere nel mondo delle professioni. In ogni puntata del podcast Dai, facciamo didattica attiva parte seconda, parleremo di una diversa proposta di didattica attiva. Peer-to-peer, tinkering, debate, problem-based learning, circle time, visual storytelling e molto altro, con tanti spunti operativi da provare subito in classe. Non vedo l'ora di proseguire il viaggio. Siamo Ginevra e Giuditta Gottardi, di Laboratorio Interattivo Manuale, e ti aspettiamo con le nuove 10 puntate del podcast Dai, facciamo didattica attiva parte seconda di Rizzoli Education.